Buongiorno e buonasera dal vostro Azzurrito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Wadanoara. Non vedo l'ora di assistere alla scena di quando Sami Kishi regalerà l'ocarina alla piccolina. Fatto questo, parliamo un attimo con la madre di Lobco. Ah, la giovinezza, già. I bei tempi, quando c'erano i primi amori. E quanti bei pesciolini, granchi e meduse. Che ci fanno qua? Vabbè, un dialogo che si poteva evitare. Cavolo, che bella camminata mi tocca fare. Infatti, ma dove cacchio si va? Vai, vado di qua, va. Ah, lui scrigna, ha fatto bene allora. Verità cosmiche e vermi eleganti. Ecco qua, verità cosmica. Me la immagino una rivista sulla fronte. Vabbè, perché mi faccio domande del genere? Estetica? Così Wadanoara si fa ancora più bella! Che ci fanno queste qui? Lasciamole lì a fare le pazze. Meno male che c'è la scorciatoia. Comunque comincio a sentire la mancanza di Wadanoara con l'abito da streghetta. Scusa per averla attesa, tazzo mio. No, perché adesso mi fa venire in mente Paperino. Cavolo, che spada possente. Ma è una katana? Ah, non si può andare oltre, va bene. Qualcosa mi dice che andremo a questo mare antico? Nonostante le raccomandazioni di lei? Per codesto motivo la principessa è in status di allerta. Qualcosa mi dice che accadrà qualcos'altro di brutto. Certo, Wadanoara. Lui è andato a prenderti il regalo per te. È troppo amorevole questo squalo. Oh! La sta aspettando. Sul ponte. Oh, Sami Kishi!
Sei Mekichi, ma tira fuori la tua grinta da squalo e dalle il tuo regalo. Mannaggia, ancora nulla. Anzi, può darsi che il gabbiano non sia ancora arrivato per il regaluccio, adesso che ci penso. Male, male, molto, molto male. T'assomiglia sempre con uno sguardo da rana psichedelica da Futurama. Ah, guarda, Nora dorme... Ah, forse sta facendo un pisolino lì. Dai, andiamo. Sai, Mekichi, ma io voglio sperare che tu l'abbia preso il regalo. Quanto cavolo glielo vuoi dare? Ecco, adesso è sera. Quindi non è passata la giornata, pardon. Quindi forse adesso avrà preso il regalo Sai Mekichi mentre Wadanohara faceva un pisolino. È il momento del regalo! Oddio! Preparate i vostri feels che usciranno fuori dal vostro cocoro. Ah, è agitato perché deve darle il regalo. Non lo credevo così zunderello fino a questi livelli. Oh no. Qui frutta e allucinogene. Siamo su quell'isola magica, sì, isola astrale, lo sapevo. Che poi è proprio al centro dell'albero. Perché hai scelto me? Bella domanda. Fammi indovinare, hai scelto così con l'istinto? Pensai voglio stare con lui! Oh cavolo, è ancora vero? Ah, l'amour. Mi sta battendo il cocoro. Però all'inizio ti credevo spaventoso. Ti sono grato. Ah, pensavo che stava dicendo ti amo. Sai Mekichi, mi aspettavo più grinta da te. Che delusione. Qualcun altro forse avrebbe anche dato un bacio rubato, ma va bene. Si vede che ho letto troppi manga shoujo. Il regalo! Attenzione! Oh! Lui che guarda dall'altra parte. Un'ocarina? Sì. Sono così felice. Oddio.
È meravigliosa, ma posso tenerla veramente? Che bella quando è felice. In realtà è sempre bella. Che cavolo, almeno un abbraccio, no? Che cacchio. Oddio, ma si è dichiarato! Save Kishi, 100 pollici in su, oddio! Oddio! Anche tu! Davvero? Sì. E Tatsumi e Irena ti piacciono? Certamente. No, no, io volevo dirti che io ti... Ah, Wadanohara ha capito nel senso... amicizia. Save Kishi. Buona fortuna con questo corteggiamento, eh. Ne avrei bisogno. No, potevi dirglielo direttamente. Vabbè. Forse avevi il timore della friend zone, o in questo caso famiglia zone. Ma quindi una strega può copulare con un famiglio animale? Zoofilia? Portami via. Vabbè, raga. L'amore è oltre ogni barriera. Che era questo suono? Ecco perché non potevo crederci. Oddio, si sta risvegliando forse. Tu non avresti fatto nulla di questo. Eccola qua. Sta riaprendo gli occhi. Ah, senza Save Kishi. Si è salvata, incredibile. Ok, gli altri dove sono in questo momento? Beh, Mocha, una volta ogni tanto puoi lasciare le tue battute ad altre persone. In special modo per Wadanohara. Avete visto? Alla fin fine lui è buono. Altro che cattivo e traditore del regno. Beh, Mocha... vai a fare nel culo di quel gabbiano, va. Significa che lui è buono. C'è di mezzo una battaglia. Cavolo, ancora debole. Mi fa solo un po' male alla testa. Cincio, sinceramente non so cosa sia, ma andiamo avanti. Allora era un flashback alla fin fine. Avevo capito giusto che era un sogno. Che palla, ancora con sto Save Kishi. Oh
Non preoccuparti, Wada Noir, lui non è il cattivo, l'abbiamo ormai capito tutti. Bisogna capire perché lei sia così debole in questo momento. Da quando ha iniziato a ripristinare la prima pietra. Cavolo, sono già vicini al castello, sti conigli. Wada Noir, ti imploriamo. Sì, vostra maestà. In un'azione suicida, viste le sue condizioni. Bello come corrono, specialmente Memoka. E vai con la musica piena d'adrenalina. Finalmente iniziamo ad ammazzare un bel po' di coniglietti. Questa volta la carota non entrerà più in bocca, ma direttamente nel culo. Perfetto ragazzi e ragazze, direi a questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Se volete commentate la bellissima scenetta tra Semikichi e Wada Noir, purtroppo il tutto è finito in un nulla di fatto. Vi ringrazio ancora per tutto il vostro supporto e noi ci risentiamo nei miei futuri video. Bye bye!